Cari telespettatori, ben trovati. Siamo alla quarta domenica di Pasqua, domenica che ha un titolo significativo, la Domenica del Buon Pastore. Difatti, la liturgia ci propone il Vangelo di Giovanni che introduce questo tema, questa metafora sulle labbra di Gesù, che si relaziona ai suoi discepoli come un pastore si relazionerebbe alle sue pecore. Il tema portante allora è sviluppato su questa metafora ed è chiaro che l'Evangelista, Gesù stesso, ne predilige un aspetto. Se noi provassimo ad intendere questa grande metafora del pastore che si relaziona alle pecore, molte idee ci verrebbero in mente. È senz'altro un lavoro duro, difficile, ma anche di distanziamento tra un essere umano e le sue bestie. Tuttavia, sembra che l'Evangelista Gesù prediliga uno dei tanti aspetti del suo tempo, una delle tante relazioni prese dalla vita ordinaria, dalla vita lavorativa. Credo che non dovremmo trascurare questa dinamica propria delle parabole, del linguaggio metaforico che Gesù utilizzava, che amava e sceglieva, prediligeva argomenti basati appunto sulla vita giornaliera e sui lavori che al tempo di Gesù erano così frequenti. Perciò l'immagine del pastore, non perché fosse libera, indenne da eventuali fraintendimenti, ma perché molto concreta. E così la parabola, l'immagine si focalizza sul legame di amicizia, di corrispondenza, sul legame forte che ci può essere tra un pastore e le sue pecore, molto meno, addirittura quasi nullo. Il significato relativo al lavoro, allo sforzo, all'impegno, alla difficoltà che si ha nell'essere pastori. Quindi il veicolo di questa traccia che invece va nella direzione del prendersi cura, dell'aver cura, del proteggere, del custodire, e allora anche noi ci soffermeremo su questa attenzione data dalla parabola di oggi, dal modo metaforico di parlare di Gesù, sebbene molto lontano dal nostro vivere comune, e riterremo per noi, nel leggere questo Vangelo, almeno questi due o tre significati. Il primo, il parlare di Gesù, il voler spiegare la sua vita per noi a partire dall'ordinarietà e da un'ordinarietà composta nella sua concretezza. Due, la strumentalizzazione o l'utilizzo abbastanza singolare di questo ordinario, prediligendo un aspetto anziché l'altro, facendo un'opera di selezione. Tre, finalmente il significato che noi troviamo in tutti i discorsi di Gesù, anche nelle narrazioni, nei dialoghi. L'impegno del Signore di voler manifestare in tutti i modi, con molti argomenti, il suo legame con noi, la sua amicizia con noi, la sua vita donata per la nostra vita. Buona domenica a tutti voi.